Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in un posto meraviglioso, sono al Passo Jau e l'idea è quella di raggiungere il rifugio Nuvolau. Tramonto, Cortina d'Ampezzo, Dolomiti, luogo meraviglioso, seguitemi fino alla fine perché merita. Ciao a tutti! Ed ecco il Passo Jau in tutta la sua magnificenza, lì abbiamo il primo rifugio, guardate che montagne, ma soprattutto guardate che panorama. Lì abbiamo Cortina d'Ampezzo sullo sfondo e tutte le Dolomiti bellunesi, patrimonio dell'umanità UNESCO. In questo momento mi trovo a 2236 metri sul livello del mare. Eccoci qua, rifugio Averau e poi il rifugio Nuvolau. C'è anche una bellissima via ferrata da fare, ma noi faremo la via normale. Si inizia con questo bellissimo sentiero, si va nella direzione del rifugio Nuvolau, bellissimo. Qui abbiamo il Monte Pore, lì abbiamo Col di Lana e qui la Gusella, che è la montagna che sovrasta il Passo Jau. Lì abbiamo la Tofana di Mezzo, più a destra abbiamo il Monte Cristallo, lì così, guardate che meraviglia. Guardate dove mi trovo, sono letteralmente in mezzo alle rocce e il sentiero continua in direzione della vetta. Guardate che meraviglia. Questa è la montagna, noi andremo lassù in cima. Questo è un cielo particolarmente interessante dal punto di vista fotografico, al tramonto sicuramente si tingerà di color salmone come tutte le Dolomiti che sono proprio caratterizzate da questa loro peculiare caratteristica. Guardate questo sasso con quel bellissimo pino in cima e sullo sfondo il Passo Jau da dove siamo arrivati. Guardate i raggi di sole come accarezzano queste velature della collina, bellissimo. Si sta iniziando a preparare un tramonto veramente ideale, guardate questa bellissima nuvola e qua sulla sinistra abbiamo questa montagna maestosa che abbiamo appena lambito lungo questo sentiero. Il percorso continua in questo bellissimo sentiero, largo circa un metro, facile. E adesso gireremo attorno a questa porzione di montagna per poi iniziare a salire. Ed ecco il meraviglioso rifugio Averau che si trova esattamente a metà del percorso. Dopo il rifugio Averau gireremo sulla destra e andremo verso il Nuvolau che è in cima alla montagna. Ma guardate qui che meraviglia! Qui veramente il paesaggio riempie il cuore e scalda la mente, guardate. Fantastico, non c'è un rumore. Ragazzi, qui è veramente fantastico, il panorama è qualcosa di unico. Venite a visitare questi luoghi perché sono veramente spettacolari. Passo Jau, Cortina, provincia di Belluno, Dolomiti UNESCO. Meraviglia. Abbiamo fatto una salita molto impegnativa e adesso siamo vicino al rifugio Averau. Vi faccio vedere davanti a me l'arrivo della seggiovia biposto che parte da Colle Santa Lucia e arriva su al rifugio. Guardate, arriva qui in mezzo alle rocce e guardate le nuvole, che meraviglia. Ho il fiatone perché la salita è stata molto impegnativa, ma veramente molto bella da provare. Non abbiamo fatto la via quella comune, ma abbiamo preso un canalino molto ripido
che è una scorciatoia che ci faceva arrivare un po' prima in vetta. Guardate dove sono arrivato. Lì abbiamo tutta la cresta che ci porterà verso il Nuvolau e guardate qui, meraviglia, qui abbiamo tutte le tofane e qui abbiamo il comprensorio sciistico delle Cinque Torri che parte in direzione del Passo Falzarego. Questo è il davanti del rifugio, molto bello. Guardate, cari amici del canale, guardate che spettacolo. Lì abbiamo Cortina d'Ampezzo con tutta la sua conca e il paesaggio, non credo ci siano aggettivi per poterlo descrivere. Qui le Cinque Torri e qui questa magnificenza, guardate che spettacolo, stupendo. Mi soffermo un po' perché ne vale veramente la pena. Guardate, qui c'è la nebbia bassa che arriva dalla valle che abbiamo appena fatto, siamo saliti da questa, abbiamo fatto la forcella e adesso giriamo attorno alla montagna per arrivare verso il rifugio Nuvolau. Devo fare un po' di corsa perché man mano che salgo, guardate, la nebbia sembra quasi che mi voglia raggiungere e quindi devo stare un po' attento e fare le cose un po' veloci, altrimenti rischio poi di perdere la visibilità e non è cosa buona, non è saggio. Guardate che buco, qui ci saranno, non lo so, un paio di centinaia di metri di strapiombo e lì le Cinque Torri. Ma la cosa sorprendente è il clima e la luce che c'è, veramente unici. Ed ecco in lontananza il rifugio Nuvolau, lì che ci attende, bellissimo. Cari amici, mi raccomando quando andiamo in montagna, sempre super attrezzati, zaino, qualcosa per il freddo, per l'acqua, del cibo, qualche barretta energetica, bastoncini, scarpe adatte, insomma tutto quello che un pile, perché ora sono in maglietta, ma appena mi fermo mi devo sicuramente cambiare, asciugare e indossare un bel pile, perché sono partito che c'erano circa 25 gradi, ma credo che in questo momento non ce ne siano più di 15, per cui bisogna sempre essere pronti a tutto. Guardate la tofana de Rozes, lì così, che si sta aprendo dietro le nuvole. È veramente un qualcosa di magico. Ed eccoci arrivati in questo posto meraviglioso, guardate, sembra di essere sulla luna. Rifugio Nuvolau, Cortina d'Ampezzo, 2575 metri sul livello del mare. Guardate, qui c'è sulla sinistra la teleferica che porta i viveri al rifugio. Vi faccio vedere, qui adesso entreremo e qui sulla sinistra c'è la teleferica che va verso valle, va così, scende e arriva a valle. Guardate che belle queste nuvole, il cielo è pazzesco. Sono curioso di vedere fra un po' il colore del tramonto. Ecco l'ingresso del rifugio, guardate sulla sinistra il rifugio, qui c'è un piccolo terrazzamento, il muretto e il nulla. Ora non si vede niente, ma vi posso assicurare che qui c'è uno strapiombo incredibile perché siamo in cima alla montagna. Guardate le nuvole e il cielo azzurro che si apre davanti a me. Guardate, lì c'è il sole che si vede appena
che io sono arrivato da quella direzione lì. Guardate che bello il rifugio. Ora sono all'interno del rifugio. Questo è il corridoio e qua è la camera numero 8. Guardate, questo è il letto. Ci sono tre letti. Che alba meravigliosa, ho il sole di fronte a me e guardate alle mie spalle le montagne, dei colori meravigliosi, veramente fantastico. Qui c'è un panorama mozzafiato. Ci siamo svegliati e siamo usciti dal rifugio con questo panorama pazzesco, veramente incredibile. Lì sotto il passo Giau, da dove siamo partiti ieri, lì in fondo quella lì è la Marmolada e qui abbiamo il rifugio Nuvolau, dove abbiamo passato e trascorso la notte. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo mangiato al rifugio, dopodiché siamo andati in camerata perché la regola giusta vuole che entro le 10 di sera si vada tutti a dormire. Abbiamo fatto una riposata fino alle 5, poi ci siamo svegliati e abbiamo assistito a questo spettacolo. Vi posso assicurare che è una cosa meravigliosa. Da dove sono ora, di fronte a me ci sono le cinque torri, guardate lì così, quelle sono le cinque torri che sono baciate dal sole. Ma veramente è un qualcosa di pazzesco, cioè non so dal video quanto si riesca a percepire. In lontananza là sotto c'è la conca dove è presente Cortina d'Ampezzo. E qui abbiamo tutta la zona di Mondeval. Bello, bello, bello. Fantastico. Queste sono esperienze che non ti dimentichi più. Una volta che le fai ti restano nel cuore. Veramente, ve le consiglio. Venite nelle Dolomiti a visitare questi posti, perché sono magici. Di fronte a me il monte Averau con l'omonimo rifugio, la sua base, e guardate sulla sinistra che cosa c'è. Ora il sole sta veramente pennellando le valli, guardate che meraviglia, si apre veramente un panorama immenso, la Marmolada con il suo ghiacciaio. E poi i verdi si stanno iniziando ad accendere, perché chiaramente con la luce del sole i contrasti e le ombre riescono a dare tridimensionalità a queste immagini veramente incredibili. Beh, cari amici del canale, meritava sicuramente questa risalita, è stato tutto molto molto suggestivo. Fra poco faremo colazione e dopo partiremo con calma per la via del ritorno.
ci aspetta una bella passeggiata di un paio d'ore per arrivare di nuovo alla macchina e poi tornare verso casa. Rifugio Nuvolau, 2575 metri sul livello del mare. Bene, dopo una bellissima colazione, adesso scendiamo, prendiamo la via del rientro, andiamo al rifugio Averau, dove ci berremo un caffè per poi rientrare passando per il Cinque Torri e in direzione poi del Passo Jau. In questo momento abbiamo fatto tutta la traversata di questa montagna, siamo scesi e ora siamo qui. Il rifugio Nuvolau è in cima lì, per cui abbiamo fatto già un bel dislivello e stiamo scendendo verso valle. Ma ora una veloce pausa caffè al rifugio Averau, siamo a 2416 metri. In questo momento siamo scesi lungo il sentiero, lì davanti a me c'è il Lagazuoi con la funivia che parte dal Passo Falzargo e ci porta in quota, vedete lassù c'è il rifugio, proprio là. Guardate che bellissime montagne, ora sono davanti al rifugio Scoiattoli, che è quello lì, e poi queste qua sono le Cinque Torri. L'idea è quella di prendere questo sentiero, girare verso destra e raggiungere il Passo Jau. Vi faccio vedere dove eravamo questa notte a dormire, eccola. Lì c'è il rifugio Nuvolau, mentre lì c'è il rifugio Averau con l'omonima montagna alle sue spalle. Guardate che bello questo prato, caratterizzato dalla presenza di numerosi larici, molto diradati e separati l'uno dall'altro, però guardate che bello, veramente particolare. Queste sono zone che in inverno sono frequentatissime dagli sci alpinisti perché ci sono veramente dei percorsi molto molto belli da effettuarsi. Tra l'altro c'è anche un bel percorso che passa in mezzo alle Cinque Torri e che è molto molto carino. Anche qua dietro sono tutte zone che si possono fare con gli sci e anche in relativa sicurezza, certo bisogna sempre stare attenti alle valanghe perché sono comunque zone che possono essere proprio caratterizzate da questa evenienza. Lì il rifugio Scoiattoli, siamo riscesi su questo bellissimo sentiero e adesso ci dirigiamo in questa direzione. Prendiamo il sentiero che scende qui, va giù di qui, poi sale, va via, arriveremo in quella direzione lì e sulla destra c'è il Passo Jau. La cosa bella di questo paesaggio è che ogni 50-100 metri cambia tutto. Guardate, qua c'è un bellissimo ruscello che scende verso valle, ma soprattutto laggiù abbiamo la valle che porta verso Cortina. Ma guardate qui a sinistra che catena montuosa. Ci sono delle pareti di roccia verticali veramente particolari e molto molto belle. Creano una scenografia molto interessante. Guardate che meraviglia, pazzesco, qui veramente è come sembra di essere in paradiso. Tra l'altro questo sentiero ha dei continui sali scendi che mettono alla prova il fisico, perché adesso io non ho tenuto nota del dislivello complessivo, però vi posso assicurare che da dove siamo partiti a dove siamo adesso non ci sono tantissimi metri di dislivello, però dovendo fare tanti su e giù, chiaramente il dislivello positivo
è sicuramente significativo. Guardate qui questo sentiero dove si trova. Beh, cari amici, che dire, giornata fantastica. Siamo partiti dal Passo Jao, abbiamo dormito al rifugio Nuvolao, abbiamo fatto un bellissimo giro attorno a questa montagna favolosa e adesso siamo tornati alla macchina, mancano 100 metri. Per cui vi saluto, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, se vi piacciono questi contenuti, mettete un like e scoprite tutte le fotografie in alta definizione che ho realizzato durante questo viaggio sul mio sito internet andreacostagallery.com. Seguite le mie avventure su Instagram e su Twitter. Buona giornata a tutti, al prossimo video che esce come al solito il sabato alle ore 18. Ciao a tutti!